Già da tempo i sommi sacerdoti, insieme agli scribi e ai farisei, cercano di incriminare un rabbi di nome Gesù, considerato un profeta dalla folla. Gesù è odiato dai capi del popolo perché ha osato mettere in discussione il potere, denunciando le loro ingiustizie sulla gente semplice. I sommi sacerdoti hanno trovato la complicità e la compiacenza di uno dei discepoli di Gesù, di nome Giuda, detto Iscariota. Gli accordi sono questi. Giuda dovrà consegnarlo nelle loro mani durante la notte, lontano dagli occhi della folla. In cambio Giuda riceverà 30 monete d'argento. Per tutte le nostre case e per ognuna delle nostre famiglie si avvicina un momento davvero molto importante. Questi saranno giorni di festa e tra poco sarà la Pasqua. Ora, hai sentito parlare di tutto Gesù? Di chi parli? Del profeta di Nazareth, il figlio che fa la meraviglia delle Sì, che abbiamo. Che molte delle profezie annunciate in lui si siano compiute. Sì, pare che giungerà qui nella nostra città. Sicuramente arriverà a Gerusalemme e forse celebrare la Pasqua. Il deserto fiorirà come un campo di fiori profumati. Coraggio, non temete, egli viene a salvarci. Infatti i ciechi vedono, gli stolti saltano, i muti cantano e i morti risorgono. Ma allora il Messia è fra noi! Magari le tue parole fossero una profezia. Sì, se le tue parole fossero vere, la nostra salvezza sarebbe vicina. Maria, che cosa ne pensi? Tu l'hai conosciuta a Marta da qualche tempo fa. Ti prego, parlami di lui. Sì, è vero. Conosco l'uomo di cui parlavo e so chi è realmente. Lui è l'amore. Lui è il perdono. I suoi occhi brillano di misericordia. Se mai Dio avesse un volto, sarebbe quasi certamente quello di Gesù di Nazareth. Un tempo fui sposata da un uomo di Mantua, la mia città d'origine. Ah, non è vicino. Il mio grembo fu sempre per me. Allora mio marito decise di ripudiarmi e cacciarmi dalla casa di mio padre. Persi tutto quello che avevo. La casa, le terre e soprattutto la speranza. Maria, e poi cosa hai fatto? Come hai potuto continuare a vivere? Lasciai la casa di mio padre e girai per diverse città. Per vivere, vendetti il mio corpo. La mia bellezza e il mio fascino mi portarono ricchezza e potere. Ma ero un'adultera, una peccatrice pubblica. Avevo tutto, ma non ero niente. Un giorno Gesù arrivò nella città in cui vivevo e è stato invitato a pranzo a casa di un fariseo. Quando seppi del suo arrivo, nel mio cuore qualcosa si mosse e decisi di andare da lui a chiedere perdono per tutte le mie cose. Uscii di casa in fretta quella mattina, portando con me un vasetto di olio di mirto profumato. Appena arrivai alla casa dove si trovava, stavo già pranzando. Entravo e subito mi gettai ai suoi piedi e piansi amaramente, bagnando i suoi piedi con le mie lacrime. Erano pieni di polvere i suoi piedi, ma le mie lacrime li lavarono e i miei capelli glieli asciugarono. Baciai i suoi piedi con tutto l'ardore che avevo dentro. Poi ruppi il vasetto di alabastro che conteneva il profumo e glielo versai sopra. E subito la fragranza inebriò la casa e anche il mio cuore. Volevo dire tutto a lui, ma non seppi fare altro che piangere e lavare i suoi piedi. Nel frattempo, tutti si erano accorti della mia presenza e già erano pronti a scacciarmi per una donna sporca, indegna anche solo di avvicinarmi al maestro. Ma Gesù, con un gesto che sconvolse tutti i presenti, mi sollevò da terra. Mi guardò dritta negli occhi e mi disse: «Donna, poiché hai molto amato,
molto ti sarà perdonato. Va e non peccare più. Da quel giorno la mia vita è cambiata e l'amore vero d'Alba vive nel mio cuore. E allora, sorelle, prepariamoci ad accogliere la venuta di Gesù. Andiamo, Gesù sta per arrivare. Dovremmo catturarla. Ma come?
Il problema, fratelli, non sono le accuse. Giusto, facciamolo venire qui. Convochiamo e parliamoci. Così anche voi capirete che quello che dico non è sbagliato. Magari, ascoltando anche voi le sue parole, potreste cambiare idea. Non c'è da capire nulla, è un bestemmiatore. Sappiamo poi chi è il figlio del falegname di Nazareth. Ucciderlo è la decisione migliore che possiamo raggiungere. Deve essere eliminato per il bene del popolo. D'altronde le motivazioni che abbiamo sono più che valide. Non possiamo condannarlo senza averlo sentito. Saremmo ingiusti. Il Sinedro non è un tribunale e comunque non si può condannare senza travolare il processo. La nostra autorità di capo del popolo verrebbe sminuita da un'azione così ignobile per dei suoi sacerdoti. Ignobile? È ignobile che un autorevole capo del Sinedrio prenda le difese di un malfattore. Deve essere messa a morte per bestemmia. Bestemmia! Bestemmia! È deciso, deve morire. Ma noi non possiamo mettere la morte. A questo ci deve pensare Roma e le leggi. Il problema è catturare, trovare qualcuno che assecondi la nostra causa e ce lo consegni su un piatto d'argento. Rapi! Abbiamo trovato il posto, abbiamo trovato l'uomo che ci indicherà il posto dove trovare la sera. È uno dei suoi seguaci, uno zelota, si chiama Giuda Iscariota. Iscariota. E dimmi, come siete rimasti con questo tale? Quali sono gli accordi che avete preso? Il Nazareno sta per andare a Gerusalemme. Iscariota si dirà dove e quando ci fanno. Questa è la cosa giusta, mettere il nome del popolo e ucciderlo. Tutto Israele deve sapere che lui è un falso profeta. Le notizie che ci giungono da Cleopa sono una chiara manifestazione del volere dell'Altissimo. Non possiamo lasciarci scappare questa occasione per catturare questo falso predicatore e bestemmiatore. Un fanatico predicatore che ha imbrogliato tutto Israele. È giunta l'ora che la verità esca fuori. Bisogna eliminare il Nazareno e tutti i suoi seguaci. Ma così scoccherà una rivolta. Gli zeloti, con a capo Barabba, non aspettano altro. E il governatore ci farà uccidere tutti. L'altro sangue innocente sarà sparso per un nulla. Ma voi non capite e non considerate come se meglio la morte di un uomo piuttosto che tutta la nazione triste. Il sacrificio di un uomo è sicuramente migliore del sacrificare la libertà di un popolo. Meglio perire col sangue di quell'uomo che morire di tutti. Così l'autorevole Sinedrio ha deciso e deliberato. Rapi, come restiamo per Iscariota? Quale prezzo? Ecco la mia decisione. Gli daremo 30 monete d'argento. Aprite le porte della città! Alzate le fronte! Sta per entrare il re della gloria! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna, figlio di Davide! Osanna! Gesù ha già mandato i suoi discepoli a preparare la cena che adesso consuma insieme a loro. È una cena a cui Gesù tiene molto, perché avverte che di lì a poco gli succederà qualcosa di grave.
Gesù e i suoi discepoli sono riuniti insieme nel piano superiore del Cenacolo. Un'atmosfera di grande emozione è presente nel cuore di tutti. I discepoli sanno cosa sente il loro maestro nella sua anima. Ho desiderato attentamente mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione. Io vi dico, non la mangerò più finché essa non si realizza nel regno di Dio. Benedetto sei tu, oh Padre. La tua benevolenza ci ha donato questi frutti della terra, lavorati dagli uomini. Pane e vino rappresentano la loro esistenza. Padre, per essi io ti ringrazio. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo spezzato per voi. Prendete, bevete, questo è il mio sangue, versato per tutti, per il perdono dei peccati. Sì, tranquillo, a posto, così. Il microfono.
Signore, che fai? Proprio tu lavi i piedi a me? Pietro, non temere. Quello che sto facendo adesso, tu non lo comprendi, ma lo capirai in futuro. No, no, signore, tu non mi laverai mai i piedi come uno schiavo. Pietro, se non ti laverò, non appartieni ai miei amici. Beh, allora, se è così, lavami i piedi, le mani, la testa, lavami! Braccio numero 4. Chi si lava abitualmente ha bisogno di lavarsi soltanto i piedi per essere pulito. E voi, amici miei, siete puri, ma non tutti. Avete capito bene quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate sempre maestro e signore. E dite bene, perché io lo sono. Se allora io, che sono vostro maestro e signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete fare lo stesso, lavandovi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Uno di noi lo tradirà? Ma com'è possibile? Noi lo abbiamo seguito per ben 3 anni. Ma chi mai potrà fare un gesto così terribile? Giovanni, chiedigli di chi sta parlando. Signore, chi è? È colui al quale offrirò un boccone. Quello che devi fare, fallo presto. Figlioli miei, ancora per poco sono con voi. Mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: amatevi, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati.
Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Tutti sarete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione, io vi precederò in Galilea. Signore, anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Pietro, in verità io ti dico, proprio tu, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Anche se dovessi morire insieme a te, maestro, non ti rinnegherò mai. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio. Io vado a prepararvi un posto nella casa del Padre mio. Signore, voi conoscete la via. Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Giovanni, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Attraverso di me si può conoscere il Padre. E voi lo conoscete e lo avete visto. Il Padre. Maestro, quando lo abbiamo conosciuto e visto? Ti prego, mostraci il Padre, e questo a noi ci basta. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Pietro. Chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se mi amerete, io pregherò il Padre che vi mandi lo Spirito Consolatore. È lo Spirito di verità che il mondo non conosce. Ma io lo manterò a voi. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Padre, glorifica il tuo figlio. L'ora è giunta. Il narratore Filippo. Dopo aver cenato insieme a notte fonda, Gesù e i suoi discepoli si dirigono verso un uliveto, al di là del torrente Cedron, chiamato Getsemani. La mia anima è triste fino alla morte. Restatemi qui, vegliate. Traccia numero 6, Filippo. Padre, a te
tutto è possibile. Allontana! Allontana da me questo calice amaro! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Sia fatta la tua volontà. Padre, puoi togliere la musica, tutto. Pietro! Pietro! Stai dormendo! Maestro. Non riesci a stare sveglio! Com'è? Maestro, che succede? State svegli! Pregate! Per non cadere nella tentazione! Lo spirito è pronto! Ma la carne è debole! Pietro, Pietro, che cos'ha il maestro? È da alcuni giorni che non ha pace. Qualcosa gli fa paura. Vorrei tanto aiutarlo, ma non so cosa fare. Hai sentito cosa ha detto stasera? Diceva che starà con noi ancora per poco, ma forse vuole partire. Forse gli succederà qualcosa di grave. Io ho paura. Diceva che uno di noi lo tradirà. Ma in che senso? Ho una terribile sensazione. Che cosa stai pensando? Credo che ci stesse dicendo che se ne andrà, che ritorna a Dio e che quindi muore. E forse è tradito da qualcuno di noi. Ma che dici? Che stai pensando? È impossibile. Chi può compiere mai un gesto così vile? Hai visto che atmosfera di commozione c'era stasera durante la cena? E poi hai visto con quanta tenerezza ci ha dato il pane e il vino? Vero, 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 fratello, avete visto? Spezzando il pane ha detto, questo è il mio corpo. E poi, passandoci il calice, ha detto, questo è il mio sangue per la nuova alleanza. Ma chi mai potrà tradirmi? Dormite. Dormite pure. L'ora in cui il figlio dell'uomo verrà consegnato è arrivata. Filippo, accendiamo 8 che è Cleo, colui che mi tradisce, 12 che è Giuda, è vicino. Sì, è vero, e anche io lo distingo nel buio della notte. Potremmo fare così. Per identificarlo potrei avvicinarmi con la scusa di dargli un bacio. Ottima idea. Così l'uomo che tu bacerai, noi lo arrestiamo. Va bene. Allora siamo intesi. Ah. Eccoti la tua ricompensa. 30 monete d'argento. Giuda! Giuda! Giovanni, sei tu? Giuda, cosa stai cercando? Ma che domande fai? Sono qui, come sono sempre stato. Qui veniamo tutti insieme. Ma cosa vuoi da me? Giuda, sei strano. Perché stasera te ne sei andato al cenacolo? Ecco! Tu lo sai che io dovevo comprare le provviste per domani. Tu lo sai che io ho la cassa. A comprare? Di notte? Giuda, mi stai dicendo menzogne, mi sto ingannando. Cosa ti succede? Dimmelo, cosa sta succedendo? Ma tu chi sei per chiamarmi bugiardo? Solo perché sei il prediletto del maestro, credi di poter giudicare tutti? Giuda, ma che dici? Noi siamo fratelli, non sei più lo stesso.
Cosa sconvolge il tuo cuore a tal punto da farti diventare così cattivo? Confidati con tuo fratello, forse insieme il tuo peso potrà diventare più sopportabile. Ma tu farnetichi, tu sei pazzo! Figlioli miei, il momento è arrivato. Colui che mi tradisce è vicino. Maestro, pace. E lui, Giuda. Arrestatelo! Fermi, fermi! Fermi, non toccate il maestro! Arrestate i suoi seguaci. Arrestate anche i suoi seguaci! Cleopa, chi sei venuto a cercare? Gesù che viene da Nazaret. E lo hai trovato. Sono io. Lascia stare gli altri. Lasciateli andare. Ogni giorno ero nel tempio e in mezzo alla gente. Perché non mi avete arrestato allora? Non lo so, ma gli ordini sono ordini. Arrestate. Tutto il Sinedrio è stato riunito d'urgenza per condannare Gesù e sbrigare velocemente il caso prima che giunga la festa di Pasqua. Pietro e Giovanni seguono da lontano gli avvenimenti. Arrivati alla casa del sommo sacerdote, Giovanni, che conosce uno dei servi, entra dentro. Pietro invece si ferma fuori, vicino alla porta. Giovanni però parla con la portinaia e fa entrare anche Pietro. Ma quando Pietro sta per entrare, la portinaia, incuriosita, lo osserva meglio. Aspetta, aspetta. Ma tu non eri con quello che hanno arrestato stasera? Ti ho visto molte volte insieme a lui, al Nazareno. Donna, ma che dici? Ti stai sbagliando. Sei colpevole di oltraggio al Sinedrio. Hai parlato a nome di Dio. A quale scopo? Come hai potuto dichiarare di essere il Messia? Chi ti ha dato l'autorità? Tu sei stato arrestato per le cose che vai dicendo, a tuo dire in nome di Dio. Anche per questa tua dottrina che vai predicando. Bene, noi all'interno del Sinedrio la vogliamo conoscere. Vi prego, maestro, parlate apertamente col cuore, come avete sempre fatto, come faceste sulla montagna quando avete proclamato beati i poveri, beati gli uomini, gli operatori di pace. Io ho parlato apertamente nel tempio, nella sinagoga e nelle piazze. Interroga quelli che mi hanno ascoltato. Loro sanno quello che ho detto. Così si risponde al sommo sacerdote. Se ho detto male, dimostralo. Ma se ho detto bene, perché mi percuoti? Ma tu sei uno dei suoi discepoli. E che dici? Io non lo conosco. Ma è mai possibile? È mai possibile che anche sulle accuse contro quest'uomo riusciamo a essere unanimi e concordi? A proposito, cosa dicono i testimoni che abbiamo interrogato? Ti ho sentito che dicevi che avresti distrutto il tempio di Salomone e che lo avresti ricostruito in 4 giorni. No, io ho sentito con le mie orecchie che dicevi che i giorni erano 3. No, credo che i giorni fossero 4. Ma che dite? Le vostre accuse sono infondate. Non siete d'accordo neppure su quello che andate dicendo. Io conosco questo e Gesù di Nazaret non ha fatto niente di male. Ha annunciato il regno di Dio. È innocente. Ma cosa dici? Tu sei pazzo! Ma non vedi come questo infame peccatore ha parlato al sommo sacerdote?
Sei un tuo seguace, traditore! Traditore! Basta! Piuttosto, ascoltiamo dalla sua stessa bocca cosa ha da dirci. E tu, Nazareno, non dici nulla, non senti le accuse che ti rivolgono. Quest'uomo è un falso profeta e un bestemmiatore, ecco cos'è, un falso profeta e un bestemmiatore. Nazareno, per l'amor del cielo, diccelo, sei tu il Cristo Re, sì o no? Sì, lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio scendere sulle nubi del cielo. Cosa dobbiamo più sentire? Si è condannato con le sue stesse parole. Quello che ha detto è bestemmia, bestemmia, bestemmia. Portatelo via. Sì, certo, tu sei uno dei suoi discepoli. Ti ho visto insieme a lui a Betania. È vero, sentendoti parlare si capisce dal tuo accento che sei della Galilea. Oh, ma come te lo devo dire? Io quell'uomo non lo conosco! Lasciatemi entrare! Lasciatemi entrare! Fatelo passare, inoffensivo! Riprendetevi le vostre monete! Rilasciate! Ho peccato! Ho tradito sangue innocente! Riprendetevi le vostre monete! Non le voglio! Iscariota, se pensi di aver tradito sangue innocente, questo è un tuo problema. Prendi le monete e adesso vattene, vattene! Cleopa, con le 30 monete d'argento, va a comprare il campo del vasaio per la sepoltura dei morti. Sarà fatto. Gesù è condannato a morte, poiché ha bestemmiato, cioè si è paragonato a Dio. Tuttavia il Sinedrio, che ha deciso per la morte di Gesù, non può eseguire la condanna, poiché non ha potere esecutivo. Governatore Pilato, qui fuori ci sono i capi del Sinedrio che vogliono riceverti.
che vi portate quest'uomo? Di cosa lo accusate? Abbiamo trovato costui che somigliava il nostro popolo e lo incitava contro il potere di Roma e affermava di essere il Cristo Re. Ha predicato per tutta la Giudea e la Galilea, affermando che il suo potere è superiore a quello di Cesare. Non vi mischiate nelle vostre liti religiose. Giudicatelo voi. Ma governatore, noi lo abbiamo già giudicato e per noi è colpevole, ma non possiamo metterlo a morte. A questo ci devi pensare tu. Non sei forse tu il governatore di Roma? Non devi forse tu far rispettare le leggi del tuo imperatore? Portatemi quell'uomo. Eccomi. Sei tu il re dei giudei? Lo dici da te o te l'hanno detto gli altri? E sono forse io giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Cosa hai fatto di tanto grave? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse stato di questo mondo, avrei organizzato un esercito per essere liberato. Tu parli di re? Allora sei un re? Tu lo dici. Io sono re. Per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare la verità, che nella verità ascolta la mia voce. Ma cosa dici? Quid est veritas? Ma cos'è? Cos'è la verità? Perché questa notte sono stata turbata in sogno per causa sua, non condannarlo. Porterai problemi solo per te stesso, ne sono certa. Vuoi sapere qual è il mio vero problema, Claudia? È la folla che scalpita fuori! Io l'ho esaminato, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quella per cui l'ho accusato. Quest'uomo è un Galileo, no? Lo è, e allora? E allora è un caso di re Erode. Ma governatore! Ma sì, portatelo da lui. Governatore. E sia lui a giudicarlo! Il re Erode non sarà capace di giudicarlo, ma soprattutto non ne ha l'autorità. Questo è quando ho deciso. Ascoltami, Procondo. Se non la seguirai con la verità, nessuno te la può dire. Verità. Vuoi sapere qual è la mia verità, Claudia? Per 11 anni ho cercato di mettere fine alle rivolte in questa terra. So che se non condanno quest'uomo, Caifa inizierebbe una rivolta. Ma se lo condanno, saranno i suoi discepoli a fare la rivolta. Governatore Pilato, governatore Pilato, Erode si rifiuta di condannare quest'uomo e lo stanno riportando qua. Non voglio causare rivolte. Ma qui fuori già c'è una rivolta. Tu l'hai visto quello? Non è un soggetto pericoloso. Forse sarà un po' esaltato, ma di certo non è un uomo pericoloso. Io non vorrei condannarlo, non ne posso fare. Ci deve essere una via d'uscita.
come posso fare? Forse c'è una possibilità. Un vecchio condono disposto dai tuoi predecessori per far notare la clemenza di Roma? Praticamente... Ma di che si tratta? C'è un condono. Durante una festa importante, in questo caso la Pasqua, tu potresti applicare una grazia speciale a un condannato. In questo caso potresti applicarla su Gesù. Sì, però i sommi sacerdoti potrebbero accusarmi di avere favorito Gesù perché non volevo condannarlo. E sai che questo non è proprio il periodo per farseli nemici. Intanto chi sia punito, sì, procedi con la flagellazione. Novem, decimum, undecimum, dodecimum, treidecimum, quattrodecimum, quindecimum, septdecimum, octadecimum, nonadecimum, 20, 20 anni. Che ne so, per esempio Barabba, mi sembra la cosa giusta. Preparo il confronto. Popolo di Gerusalemme, vi è l'usanza in questo territorio di liberare un condannato a morte per la festa di Pasqua. Per mostrarvi la magnanimità di Roma, anche quest'anno vi viene data questa possibilità. E allora, quale dei due criminali volete che sia libero? Gesù o Barabba? Barabba! 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 Ma come? Che male ha fatto Gesù? Barabba! Barabba! Che male ha fatto Gesù? Liberatelo! Ecce homo! Crocifisso! Crocifiggetelo voi, per me non ha fatto niente di male. Crocifiggetelo voi! Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve essere crocifisso perché si è proclamato figlio di Dio. Da dove viene?
Da dove vieni? Non mi parli? Ma tu non sai che io ho il potere di liberarti e il potere di farti morire? Tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa ancora più grande. Se liberi quell'uomo, sei contro Cesare. Chi si fa re è contro Cesare. Ecco il nostro re! Dovrò crocifiggere il vostro re. Non abbiamo altro re all'impori di Cesare. Se liberi quest'uomo, tradisci Cesare. Io non sono responsabile di questo sangue. Pilato ormai ha consegnato Gesù nelle mani dei soldati perché lo portino alla crocifissione. I soldati hanno caricato Gesù della croce. Egli è costretto a portare da sé il proprio patibolo, il legno che provocherà la sua morte. Prenda la sua croce e mi segua. Ora, caricato della croce, egli apre la via e noi siamo chiamati a seguirlo. Quel volto da cui sempre traspariva una bellezza divina, adesso è sfigurato. Già il profeta aveva detto: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per provare in lui gradimento. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, piangete piuttosto sui vostri figli, se così viene trattato il legno verde. Che ne sarà del legno secco? Figlio mio, chi può dare consiglio a questo mio cuore angustiato e dolorante? Perché mi nascondi agli occhi di chi ti ha allattato? Oh, croce!
rovinato, figlio mio, il tuo bel capo. Sarebbe stato meglio per me se mi avessero strappato il cuore dal petto.
né bellezza per attirare i nostri sguardi, né splendore per poterci piacere. Disprezzato e rifiutato dagli uomini, uomo dei dolori che conosce bene soffrire, come uno davanti a cui si ci copre la faccia, e noi non abbiamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudichiamo percorso da Dio, umiliato e castigato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, è stato schiacciato per i nostri peccati. Per le sue piaghe, tutti noi, siamo stati guariti. I condannati sono giunti sulla collina del Golgota, Cleopa, che significa testo. Solo loro. Luogo usato per le esecuzioni capitali, ma questa volta del sangue di un innocente. Gesù, disteso sulla croce, vi è inchiodato sopra. Tre chiodi alle mani e ai piedi. Lo fissano sul legno in un disumano matrimonio. La vittima si unisce al suo patibolo. Il sacrificio si consuma. La crocifissione, una delle morti più atroci che siano mai esistite. Gli arti forati, il metallo e la ruggine entrano nelle carni. La posizione rigida porta ad un inesorabile soffocamento, un dolore brutale. Gesù invece, indebolito dalla salita con la croce, fiaccato dalla flagellazione, stremato dalle tensioni dell'ultima notte, avendo perso già molto sangue, lotterà tra la vita e la morte per ancora solo 3 ore. Si avvicina la fine. Fu appesa la scritta con la motivazione della condanna. Diceva: Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Governatore, non scrivere re dei Giudei, ma che lui si è proclamato re dei Giudei. Quello che ho scritto. Padre! Padre! Perché? Perdono. Perché non sanno quello che fanno. Sotto la croce c'è sua madre Maria. Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala, insieme a Giovanni, il discepolo amato da Gesù. Vedendo la madre, Gesù dice: Donna, ecco tuo figlio, Giovanni, ecco tua madre. Da quel momento Giovanni prenderà Maria nella sua casa. Tu che dicevi che avresti distrutto e ricostruito il Tempio in 3 giorni. Salva te stesso
se sei veramente il figlio di Dio, scendi ora dalla croce. Dice di essere il re di Israele. Vedremo. Scenda ora dalla croce e noi gli crederemo. Compia ora un miracolo. È il Messia. Scenda dalla croce. Adesso. Ha detto di essere il figlio di Dio. Lo liberi lui se gli vuol bene. Sono ormai le 3 del pomeriggio. Da mezzogiorno un buio pesante è calato sulla terra e nel cuore degli uomini. È lì! È lì! L'Emma! L'Emma Sabattani! Lo avete sentito? Sta forse chiamando il profeta Elia. Lascia, vediamo se viene lui a salvarlo. Padre! Padre! Nelle tue mani affido il mio spirito. Quest'uomo è veramente il figlio di Dio. Tutto è compiuto. Il sacrificio del giusto è consumato. L'agnello innocente è stato immolato. I crocifissi devono rimanere esposti finché la morte non sia sopraggiunta. E allora tu accelera la loro morte. Magari potresti fargli spezzare le gambe. Pilato, vorrei chiederti il corpo di Gesù per seppellirlo. Io, quest'uomo, l'ho conosciuto. Era notte fonda e lui si era ritirato in preghiera, in un podere, vicino a un campo di grano. Volevo chiedergli come si potesse ottenere la vita eterna di cui lui tanto aveva predicato. E l'ho fatto, sì, l'ho fatto. Mi sono avvicinato a lui lentamente e in silenzio. Il suo viso era luminoso e un'atmosfera pacifica avvolgeva il suo corpo. Ebbi paura ad avvicinarmi, ma quando aprì gli occhi mi fissò e sembrò amarmi con tutte le sue forze, riempì il mio cuore col suo sguardo e mi disse: Giuseppe, per avere la vita eterna bisogna che tu rinasca un'altra volta. Chi sei tu? Un suo amico? Un suo discepolo? Sì, da oggi sono un discepolo di Gesù. Ti sia concesso. Thank you.
fin dal principio, quando ancora eri nel mio grembo. Figlio, chi ti ha ferito così? Chi ti ha spogliato? Tu vuoi che io rimanga qui con i tuoi discepoli? Non puoi chiedermi questo, figlio mio! Non puoi! Voglio morire! Voglio morire con te, figlio mio! Non mi sposterò da qui sin quando non mi esce l'ultimo respiro! Figlio! L'anima ti è uscita! Figlio, sei morto! Sei stato avvelenato dal peccato, figlio mio! Figlio! Bianco e vermiglio! Senza nessun aspetto sei diventato! Adesso! Chi sarà il mio figlio? Il mio conforto! Figlio! Perché mi hai lasciata? Figlio, bianco e biondo, figlio dal volto giocondo, perché, perché il mondo ti ha così disprezzato? Figlio, figlio dolce e paziente, perché, perché? Perché la gente ti ha così maltrattato? Adesso sento un coltello piantato nel cuore, figlio mio! Figlio! Figlio mio! Thank you.
una pietra. Ti fai ricordare le pietre che mi erano state destinate a causa del mio peccato. Il popolo e gli anziani li avevano condannata e giudicata secondo la legge di Mosè. Deve essere lapidata a Milano! E già immaginavo il mio volto sfregiato dai sassi, la mia vita spegnersi e finire sotto un mucchio di pietre. Ero una peccatrice e dovevo giustamente morire. Solo la morte avrebbe espiato il mio peccato. D'improvviso però, quando tutto era già stabilito, la folla si aprì e da essa venne fuori lui, Gesù. Il suo sguardo tranquillizzò il mio cuore e la mia anima conobbe la pace. La sua presenza incusse timore alla folla che aspettava una sua parola, ma lui rimase in piedi. Piuttosto si chinò a terra e scrisse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E quelli se ne andarono a uno, lasciando cadere le pietre che per me avevano preparato. Oggi, in questo primo giorno dopo il sabato, io sono qui davanti al sepolcro di quell'uomo che mi ha ridato la vita, con la mia fede, la mia speranza, e davanti a me ancora una volta una pietra. E ora come faremo? Chi ci aiuterà a rotolare questo pesante masso? Guardate, guardate, la tomba si è aperta! E se l'hanno spostato e se l'hanno di presente! Colui che cercate non è più qui, è risorto! Andate, dite ai vostri discepoli, vi incontrerà in Galilea, lì lo vedrete, come vi aveva promesso, è risorto! Gesù è vivo, è risorto! Io sono con voi fino alla fine del mondo.